Presidente Marsilio, è una giornata importante perché finalmente dopo tanti anni, dopo decenni, viene messo a frutto un impianto che sarà utile a una grossa fetta della comunità. In particolare c'è un impianto idroelettrico che ha una storia singolare, finanziato nel 98, quindi 25 anni fa abbondanti, realizzato, messo in funzione una dozzina di anni dopo, nel 2010, funziona a 2 ore, si rompono le condotte, nessuno le ripara, non viene più autorizzato, insomma soldi buttati, sembrava dover diventare un altro relitto industriale. 2 anni fa il consorzio con il commissario nominato dalla regione ha lavorato per il recupero di questo impianto, ha fatto un bando, ha trovato un investitore privato che in finanza di progetto ha fatto l'investimento, ha rimodernato, riefficientato tutto l'impianto, rimesso in funzione, produce energia elettrica per un equivalente di almeno 500 famiglie, può anche crescere fino a 700, praticamente è l'equivalente di tutto il comune di Villa Magna che può essere. Infatti in prospettiva, ci è stato detto dai tecnici, si può anche evolvere questo impianto in una comunità energetica. Comunque è una storia importante, una bella storia di successo da questo punto di vista, di un impegno da parte del Consorzio di Bonifica e della Regione Abruzzo che hanno saputo riattivare un impianto di produzione di energia pulita, perché parliamo di idroelettrico, l'acqua del fiume che quando non viene utilizzata per scopi irrigui nel bacino di invaso, il cosiddetto troppo pieno tecnicamente, viene utilizzato per svuotare questo invaso e invece di essere semplicemente restituito al fiume passa per una turbina e produce energia elettrica senza modificare le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, quindi in maniera assolutamente rispettosa e sostenibile dal punto di vista ambientale, creando anzi energia rinnovabile. L'idroelettrico è una delle migliori sotto questo profilo. In più c'è adesso qui il depuratore, un depuratore industriale che tratta tonnellate di fanghi in maniera importante, anche qui con una partecipazione pubblico-privato, il 40% dei soci è un'azienda privata che porta al management e l'esperienza tecnica, professionale per gestire al meglio questo impianto, un impianto dove anche importanti aziende del territorio abruzzese portano i loro reflui industriali con un risultato netto molto importante di introiti per il consorzio, che significa avere qualche milione di incasso che fa abbassare i costi del consorzio e quindi anche le tariffe per i consorziati in prospettiva. Così altrettanto per gli incassi che derivano dalla centrale idroelettrica. Insomma, si sta imboccando un percorso di efficientamento, di risoluzione di problemi storici su cui a volte qualcuno quasi si era rassegnato a non trovare soluzioni. Devo ringraziare quindi i commissari che si sono succeduti, l'avvocato Mario Battaglia e l'avvocato Daniela Valenza, che come commissari della regione hanno saputo portare a casa dei risultati molto molto importanti.